Avamok, 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 è Ciolito, si è girato, è Ciolito, è Ciolito, 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 quanto è freschito, e si è fatto un gol incredibilito, e la Roma se l'è pigliato in culito, e ha portato il Napoli a più 13, godo, mamma mia, godo, mamma mia, che sudata. Che suda, questa è la seconda partita in cui sudiamo. Dopo Milano contro il Milan, questa è un'altra partita che abbiamo giocato in casa, ma che abbiamo vinto con una voglia e con una forza incredibile. Qualcuno dirà, ma che culo, ma che culo. Oppure qualcun altro, vi vogliono far vincere. Oppure ancora, ma se non fosse stato per la penalizzazione della Juve avete tolto una diretta concorrente. Esatto, perché la Juve perdendo col Monza è colpa della penalizzazione, vero? Vero, perché 5-1 contro la Juve prima della sentenza era colpa della sentenza. Minchia, guardando il futuro, vai a dover affanculo, qui si gode! Si gode a più 13, vaffanculo! È stata una domenica bestiale, una domenica fantastica, una live che sto continuando ancora tuttora dopo 11 ore di gufation agghiaccianti. Abbiamo gufato il Milan e Milan Aves, abbiamo gufato la Juve, anche se non serviva un cazzo, però per me, io ripeto, anche a mente proprio calda, proprio a caldo, per me vinceranno il ricorso, perché non è giusto dargli questi 13 punti di penalità a 15 punti di penalità a cazzo di cane. Ma comunque ha perso, abbiamo gufato la Lazio, perché la Lazio stava iniziando a rompere il cazzo e ha pareggiato. Stasera mancava la ciliegia sulla torta, stasera mancava che dovevamo vincere noi e l'abbiamo vinto. Chiudete il cesso, vaffanculo, voi che godete, voi mamma mia, voi che state con fa, io lo so, io vi vedo, voi che, mamma mia, voglio un attimo, mamma mia, questa è stata la vittoria più bella rispetto a Milano, è stata la vittoria più bella, più emozionante. Più emozionante o nonché più difficile. E Napoli ha saputo vincere anche in queste partite. Io già vi vedo, voi tutti, madonna, vergogna, madonna qua, madonna, vaffanculo, pensate quello che cazzo volete. Qui si gode, ma non abbiamo vinto ancora un cazzo. Quindi è inutile dite, tanto lo scudetto avete vinto. No, non abbiamo vinto manco un cazzo. Non abbiamo vinto niente. Però vincere una partita così è una goduria pura. Mamma mia, Simeone ha fatto un gol strepito, si è girato Simeone, ma l'1-0, azione fantastica, Mario lui imbucato per Kvara che fa l'assist e poi stop di petto, stop di cosce, saetta sotto lì. Babbi Osimhen, quanto cazzo sei migliorato, sia tecnicamente sia muscolarmente. Cioè Smalling è stato con manacozza attaccato coppa nuscoglia e Osimhen non è che cadeva, anzi resisteva al contatto fisico, lo cercava il contatto fisico, lo cercava, mamma mia. Comunque complimenti alla Roma, perché sinceramente non me l'aspettavo questa Roma qui, questa Roma che pressasse alto, questa Roma coraggiosa, perché alla fine è stata coraggiosa. Infatti i primi 20 minuti non ci abbiamo capito un cazzo, ma proprio zero, ma proprio niente di niente. E infatti stava per segnare un gol comico, bisogna dire, però alla fine vaiù. Domani analizziamo la partita, perché stasera voglio godere. Oggi io ora non sono lucido. Non so, è come se avessi bevuto 3000 birre al limone. Non sono lucido. Voglio solo godere. Dopo Simeone ha fatto un gol della Madonna. Simeone che la risolve. Ah, dite sotto il commento, ditemi. Non è un fatto di esaltarsi o che è, attenzione, però ditemi. Una squadra qualsiasi, che non ha differenze tra l'attaccante titolare e l'attaccante panchinaro, ditemelo, vi aspetto, ditemelo. Osimhen è titolare ed è capocannoniere. Simeone quando segna, quando entra, segna sempre, oppure quando gioca, segna sempre, ha una grinta pazzesca quel ragazzo, che
quella tripletta con la Fiorentina ce l'hanno proprio scordata. Cioè, Simeone ormai è il paladino di Napoli, si può dire. Raspadori pure sta facendo qualcosa, anche se oggi quando è entrato ha giocato male. Ma tutti hanno giocato bene. Più o meno sul sei, dal 6 più dal 6 in su, tutti hanno giocato bene, tranne Lozano. Tranne Lozano. 40 milioni, 40. 40 milioni ed è in ritardo sul, in netto ritardo. In netto ritardo. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più a vedere Lozano, voglio, vi giuro, non ce la faccio più. Non lo sopporto più. Non lo sopporto più. Mamma mia, che goduria. Mamma mia, che goduria. Poi giustamente la Roma dopo l'1-1 ha provato a contenere, però poi il Napoli con due sostituzioni importanti, tipo Elmas e Simeone, che subito sono entrati in partita, e questo mi è piaciuto. Simeone gol, Meret prestazione sontuosa su gol, non poteva fare niente, ma Meret è stato prezioso in due occasioni veramente importantissime. Ragazzi, io questo video non lo voglio far durare tantissimo, però voglio un hashtag godo e anche un hashtag giustizia. Sì, giustizia, perché la giustizia ha fatto sì che Napoli vincesse questa gara, mandando proprio alle ortiche tutti quelli là che godevano e già pensavano a una nostra sconfitta. Ripeto, non abbiamo vinto niente, però vincere contro la Roma alla prima di ritorno è essenziale, poi soprattutto anche al passo falso degli altri. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre e avamocca, ma proprio col cuore, avamocca, proprio col cuore, avamocca. Ciao, voglio forza Napoli, cazzo.